Borgo Santo Pietro, stiamo uscendo dal Borgo Santo Pietro, anche siamo sempre, buongiorno, buongiorno, buongiorno. Chef, siamo sempre nel terreno, diciamo così, no? Siamo sempre all'interno, ma anche se in esterno e ben coperti, al Borgo San Pietro, perché andiamo a visitare l'orto, che dovrebbe essere uno dei motivi per cui questo chef già stellato in riva al mare a Forte di Marmi, con località tra l'altro diciamo top of the world, diciamo, in Italia, cioè Milano Marittima e Forte di Marmi un po' che se la giocano, con hotel a 5 stelle e una clientela devo dire particolare. Quindi lasciare Forte di Marmi chiaramente ci vuole qualche cosa di molto interessante, e infatti vedendo questo orto è il motivo o uno dei motivi per cui lei si è trasferito? Uno dei motivi. Poi ce ne sono anche degli altri, tanto vediamo questo, c'è l'ortolana che ci attende, e questo è l'ingresso di questo orto. Buongiorno. Buongiorno, Andrea Mattei, lo chef, quindi vediamo il caso Mattei, ecco, vediamo uno dei casi, e lei è? Patrizia. Al secolo, ovvero nome e cognome? Patrizia Labò, mi chiamo. Ecco, che mi ha confidato, è un ex architetto, datasi, come dire, questa passione che poi noi tutti possiamo avere indipendentemente dalla nostra attività. Ecco qua, questo è l'orto, anche lei, come dire, ha scelto di venire qua, comunque come lo chef ha lasciato il suo lavoro. Assolutamente sì, perché qui avevo la possibilità di lavorare con degli chef, perché il lavoro è quello. Sta nevicando subito dopo Pasqua, diciamo il 7 di aprile del 2015. Sì. Ecco. Perché siamo a quanti metri di altezza? 300 metri. Ecco, siamo a 300 metri, quindi giustamente. Metri, non siamo molto alti. Ecco. Non sembra però. Ecco, bene, noi ci introduciamo in questo bel viale, che è un orto, diciamo, non un orticello. Questo è il viale vecchio, viale che chiamiamo via del Pellegrino, perché era il vecchio percorso che facevano i pellegrini da San Galgano verso Chiusdino, quindi adesso passa leggermente all'esterno, questo è il percorso originario. Ora abbiamo una serie di giardini, c'è un primo giardino mediterraneo, poi il giardino a una spa, il giardino delle erbe e l'orto che è in fondo. Quindi lei che è uno chef a Forte di Marmi, riva al mare, quindi chiaramente specializzato nel pesce, comunque affascinato anche dalla preparazione delle erbe, no? Sì, assolutamente, poi c'è un rapporto quotidiano con Patrizia di confronto e riusciamo, insomma, a divertirci anche senza il pesce, senza il mare sicuramente. Cerchiamo sempre di sperimentare, è un lavoro che non funziona, nel senso non è che c'è un orto e poi lo chef che usa quello che viene prodotto dall'orto, è un lavoro di collaborazione per scegliere determinati sapori piuttosto che altri, determinate forme che possono servire, è un lavoro che facciamo veramente insieme, cerchiamo di fare insieme. Questo tra l'altro è un, diciamo, qui la filiera è veramente molto molto corta, quindi tra chi produce e chi consuma. Tanto qui sono al lavoro e un cuoco che è all'Alain Passard, non è che si narra, effettivamente ha un orto a 300 km di distanza da Parigi, e comunque sembra che riesca a far arrivare comunque i prodotti col Pesevé, si narra anche degli asparagi di Avignon che arrivano, appunto lui li va a ritirare grazie appunto loro hanno il TGV, come noi abbiamo appunto l'alta velocità, e qui diciamo è tutto invece proprio stretto contatto. Sì, poi è anche una scelta il fatto di non utilizzare prodotti che vengono da fuori, chiaramente ogni verdura ha un suo sapore a seconda di dove viene coltivata, del terreno. Una scelta è anche quello di usare solo i prodotti che vengono da qui, perché siano l'espressione di questo posto, insomma, di questo territorio, di questo posto, con tutti i suoi aspetti positivi e negativi. Ce ne sono anche di negativi, il clima per esempio, qui il clima è difficile per l'orto, però per esempio perché è molto freddo, c'è un'escursione termica molto grande tra il giorno e la notte, quindi questo crea molto stress a volte alle verdure, quindi abbiamo delle verdure sempre che crescono in ritardo rispetto ad altri posti, ma sempre in questa filosofia di lasciare tutto il più naturale possibile, di non forzare nulla,
Noi aspettiamo che queste verdure siano pronte, infatti ora vedrete che nell'orto ancora non c'è granché, proprio perché non mettiamo tunnel, non usiamo le serre e non facciamo niente di tutto questo. Quindi seminiamo, quando il seme è pronto nasce e cresce, senza nessun uso tra l'altro né di fertilizzanti, né solo in minima parte naturali e nemmeno di ovviamente di questo in campo di noci. Che appartiene sempre al... diciamo, no, in questo momento no, però è in progetto di essere utilizzato. C'è un cancello, come vedete, è di Borgo Santo Pietro, di là c'è poi questo spettacolo, io spero si possano vedere anche in video i colori, sono stupendi. E qua entriamo, questo è il giardino delle erbe, aromatiche e officinali. Che da poi sulla spa, che appunto come vedete il discorso facevamo prima, stanno crescendo adesso perché ci sono, anche se non si vedono, vengono appunto, non viene fatto nulla fino a quando crescono da sole. Questa parte qui è quella, adesso manca il basilico fondamentalmente, perché normalmente in queste due aiole piantiamo il basilico, adesso c'è solo erba cipollina, maggiorana, insomma alcune cose. Per il basilico è ancora presto, quindi dobbiamo aspettare ancora un po' prima di essere seminato. Questa parte ha le erbe, diversi tipi di menta, origano, come vedete timi di vari tipi, salvia, eccetera. L'altra parte, quella nell'altra metà, è più legata alle erbe officinali, quindi c'è assenzio, c'è agnocasto, teucrium, adesso vedo tutti, poi un po' di melissa, insomma, poi cose si vedono, anche milla e cose di questo tipo. Quanti metri avete a disposizione? Dunque sono circa 1000 metri, cioè 500 metri, questo delle erbe aromatiche. E per quanto riguarda l'orto abbiamo un giardino di circa 1000 metri quadri, utilizzabili diciamo all'interno, più abbiamo all'esterno, ne abbiamo altri due per un totale di circa 3000 metri quadri di orto, che ovviamente fornisce sia il ristorante di Borgo che la bottega del Buon Caffè, quindi abbiamo due ristoranti, da quest'anno due ristoranti, prima non solo. Questo è un viale dove ci sono i frutti rossi, queste strutture di ferro servono a far arrampicare, che significa lamponi, ribes rosso, ribes nero. Qui c'è un giardino in lavorazione, il nuovo giardino dei fiori, questo è il vecchio giardino dei ciliegi, diciamo c'erano soltanto frutti che adesso sono da un'altra parte, e ora sarà il nuovo giardino per la fiorista, per i fiori che vengono utilizzati sia per la cucina sia per le camere dell'hotel, insomma. Le persone che ci lavorano quante sono? Siamo sei giardinieri. Otto giardini. Ovviamente abbiamo anche un frutteto che è stato dall'altra parte. Produce mele, pere, nasci, susine, insomma la frutta che serve sia per le colazioni che per... diamo ai clienti insomma anche fresca a bordo piscina. Il Borgo Santo Pietro mi sembra produce già un olio, produrrà anche vino in futuro? Sì, abbiamo qui un vigneto è fuori da questo perimetro della villa, è più in collina, è stato piantumato di recente, ora ci vogliono insomma di 4 anni che il vigneto entri in produzione, appena sarà pronto ci sarà il vino. Ecco, questo è l'ingresso dell'orto. Perché adesso io volevo spiegare che poi chi fa giardinaggio, no, diciamo così, segue l'orto con grande passione, poi ama anche il vino, cioè Hugh Johnson è un grande scrittore che sì, in realtà scrive di giardinaggio, però è noto per dare i punteggi a dei vini, perché anche lui chiaramente deve lavorare, deve, come dire, si dice, no, incassare, no? E quindi si fanno anche queste cose, ma la grande passione sembra che poi alla fine, questi che sono cultori del vino, massimi esperti, comunque parta dalle riviste poi anche di giardinaggio. Beh, io ho cominciato all'inverso, infatti io ho fatto prima i vigneti e poi sono arrivata all'orto, però c'è un rapporto stretto tra la cucina, il vino e tutto questo, quindi è un passaggio
quasi naturale per me. E con l'architettura? Con l'architettura c'entra, c'entra molto, perché chiaramente se io devo produrre, per esempio, cioè devo dare ad Andrea delle verdure che poi devono essere utilizzate anche nel piatto, che hanno anche un motivo estetico, a me serve molto, perché un certo tipo di proporzione, se io colgo una rapa, invece di coglierla così grande, la colgo più piccola, magari taglio le foglie in un determinato modo, uso determinati colori, è qualcosa che assomiglia, è qualcosa che mi accomuna agli chef in questo senso, ma che si avvicina molto alla mia professione di architetto. E col pasticcere come si trova? Lui che fa un ravanello, non ravanello, mi sembra. È anche sempre lui. Un lavoro di collaborazione. Ecco, anche lui utilizza, oltre che taroccare, i prodotti dell'orto. Noi utilizziamo verdure, fiori, germogli, microgreens, quindi piccole piantine di cose strane, non solo di verdure, anche di cioè, dipende molto dal sapore. Noi lavoriamo, spero di lavorare sempre di più sul sapore, quindi scegliamo di piantare una cosa o l'altra in base a questo, fondamentalmente. Quindi se si hanno diversi tipi di bietole c'è un motivo, perché quella bietola non è solo bella da vedere, ma ha anche un sapore particolare che serve allo chef per fare i suoi piatti. Bene, allora questo è l'orto, possiamo dire di averlo visto tutto, no? L'orto. L'orto è questo. Sì, sì, ecco, sì. Dico, l'abbiamo, sì. Siamo partiti, stava nevicando, sì, e effettivamente ci sono delle, no? delle situazioni diverse nell'abito dello stesso terreno, l'abbiamo visto appunto. Sì. Cioè, questo è l'orto, diciamo, vero e proprio, dove ci sono le due.